Ho letto qualcosa sulla tua biografia e ho visto che sei nato come centrale difensivo e poi sei stato spostato a sinistra. Volevo sapere quali sono un po' le tue caratteristiche e dove ti piace giocare. Oui, c'est vrai que j'ai été formé au poste de défense en centrale. Après, j'ai commencé en professionnel arrière gauche. Après, j'ai pas forcément de préférence. Donc, le coach me fait jouer, voilà, je donne le meilleur de moi-même sur le terrain. Mais c'est sûr que jouer à gauche, c'est dans une équipe, quand l'équipe possède le ballon, c'est toujours mieux de jouer à gauche pour, voilà, pouvoir participer, monter. Et prendre du plaisir sur le terrain. Maintenant, je pense que mes caractéristiques à moi, c'est ben, d'abord d'être un bon défenseur, après avoir une bonne relance, et je suis assez rapide. Dice mi sono, è vero che nasco come centrale difensivo, ma mi sono adattato è stata un'evoluzione naturale passare a sinistra, decisa dal mister di allora, quando ho cominciato a giocare a livello professionale, e io ho semplicemente seguito l'indicazione, mi sono trovato bene, mi piace come ruolo perché mi permette comunque di salire e di interagire direttamente, insomma, con l'attacco, e dice anche che come caratteristiche tecniche lui si sente un buon difensore, molto rapido, molto veloce. Questo in una difesa a 4 o a 3, la tua evoluzione? Tua evoluzione, difesa 4 o 4? Se tu preferisci. J'ai pas de préférence, je m'adapte dans les deux postes. Non ho preferenze, mi adatto a entrambe le soluzioni. Poi un'altra cosa, quando si arriva in Italia solitamente per un giocatore straniero c'è un impatto molto forte con la preparazione. Come hai trovato la preparazione di Mandolini e del suo staff? J'ai trouvé la préparation assez cohérente. C'est sûr que c'est différent de ce que j'ai connu à Dijon en Ligue 2, pardon. C'est vrai qu'ici c'est beaucoup basé sur le physique et la tactique. Mais je savais un peu qu'en Italie c'était comme ça, mais j'ai pas été surpris par la charge de travail. Je trouve que c'est bien pour faire une bonne saison. Mi sono trovato bene con la preparazione, nel senso che l'ho trovata molto coerente al lavoro che vuole portare avanti il Verona. Chiaramente è una preparazione molto incentrata sul fisico e la tattica, che è una cosa che mi aspettavo comunque da una preparazione italiana. È una preparazione molto intensa, ma la apprezzo perché penso che sia valida e altamente formativa. Puoi dire la cosa più importante che hai imparato, insomma, da quando La sei cosa arrivato? più importante che tu hai appreso da che tu eri arrivato qui, dalla preparazione. La cosa più importante che tu hai appreso. La chose la plus importante, je dirais, c'est la tactique. Le respect vraiment, être fin tactiquement, respecter vraiment les consignes. Après, je pense que je sais que l'AS Vérone, ça fait quoi? 3 ans qui sont en Serie A. Je trouve qu'il y a surtout un bon projet cohérent et tactiquement, voilà, je trouve qu'il y a de bons joueurs et que ça joue vraiment bien là. La cosa più importante che ho imparato, le cose più importanti che sto imparando riguardano soprattutto la tattica. So che il Verona è 3 anni che milita in Serie A e vedo che c'è un ottimo progetto alla base e un'intenzione molto forte. Comunque appunto a livello di preparazione la tattica è ciò che più mi ha colpito.